mattina siamo qui a Palazzo Caracciolo, giornata importantissima, meeting per Expo Africa 2021. Fra poco sentirete le voci dirette degli interessati, una partecipazione importantissima, tantissimi consoli, tantissima partecipazione. Seguite il servizio. In compagnia della dottoressa Meta Sama, Expo Africa 2021, una iniziativa ambiziosa ma molto importante. Sì, intanto dottoressa, devo arrivarci, nell'area in cui lavoro è molto importante, sì, perché c'è l'Expo Africa, è un programma abbastanza molto grande dove si mette tutta la potenza dell'Africa in vista e la posizione economica, diciamo già possibilità a tutti di poter conoscere tutta questa potenza che penso che è molto importante e molto profonda. Si è fatto fino adesso tanto Expo e si dovrà vedere chi riesce a portare la vera Africa con queste Expo. Questa diaspora è il mondo africano che viene dal continente nostro africano che viene negli altri paesi. In questo caso siamo in Italia, quindi lo precisiamo come diaspora africana in Italia. Allora, la Tunisia è l'Africa, ma sapete tutti che la Tunisia aveva il nome dell'Africa, Ifriqiya. Allora, la Tunisia era Ifriqiya e di questo punto di vista, allora siamo, come diciamo, un paese molto aperto per l'Africa e anche per l'Europa. Siamo io, console della Tunisia a Napoli, cerco con gli organizzatori di organizzare qualcosa di grandioso, géant, per l'Africa a Napoli, che credo che sia la porta del Mediterraneo. E anche a Napoli credo che non hanno organizzato qualcosa del genere da sempre. Allora, sono molto contenta di aver portato questo progetto in una città come Napoli, se non come la regione Campania, perché credo che tra gli stati africani e quella che è la cultura del sud ci possa essere, in francese dice un trade union, un'unione sia culturale che economica. Non è una presentazione ufficiale, è la presentazione del progetto, l'ufficializzeremo tra un anno. Ho voluto presentarlo alle massime cariche sul territorio, in primis perché vivendo a Napoli ci tengo a risaltare questa città, in secondo perché è un evento con un profilo internazionale con l'obiettivo poi di stringere degli accordi bilaterali tra questi stati e quello che sono le eccellenze campane e del sud. Sì, ringrazio la dottoressa presidente Scandroio che ci ha dato la possibilità di essere qui presenti a questa iniziativa, sì, perché io credo molto nell'Africa, rappresento da circa 10 anni questo consolato per tutto il sud Italia, ho avuto occasione di viaggio quasi 4-5 volte all'anno in Benin e non soltanto in Benin, quindi ho potuto constatare che c'è un grande potenziale, quindi mi auguro che attraverso queste iniziative questi paesi, i nostri paesi, dico nostri paesi perché comunque io ho avuto la nazionalità, sono italo-beninese, possano comunque riconquistare quella dignità che credo insomma nel passato hanno avuto. I 4 punti secondo me fondamentali del business, delle opportunità dell'Africa, oltre alle bellezze, sono 4, come dicevo, sono l'agroalimentare, la farmaceutica, le costruzioni, direi anche l'intermodabilità e le energie rinnovabili. Basta ricordare che in Africa ci sono 3 raccolti all'anno per un valore di 3 bilioni di euro, mi sembra, ecco, 1.000 miliardi di dollari. E cifre importantissime, se non mi sono avvicinato poco ci manca, insomma. Insomma, 3,7, ecco, quindi siamo cifre molto importanti. Poi c'è da dire che le 54 capitali e i satelliti ovviamente che girano attorno non sono lunari rispetto alle capitali, ma stanno crescendo assieme a loro. Sono paragonabili al boom degli anni 70 in Italia. Sì, decisamente Napoli è una delle capitali più importanti d'Italia
per questo tipo di attività proiettata verso l'Africa. Noi come associazione Movimento Internazionale abbiamo da poco nominato vicepresidente onorario il dottor Mattia Carlin, proprio perché per la sua costanza, il suo sostegno, il suo apporto a questo tipo di attività che vengono fatte in Italia e sicuramente possono avere un risvolto anche in Africa. Dal 2021 in poi succederà una rivoluzione in termini di cultura, di scambio di cooperazione, di scambi di eventi, di finalmente Napoli al centro, diventerà il centro del mondo perché avrà quella quale vetrina proprio questa dell'Expo Africa 2021. Un'occasione secondo me fenomenale. Ecco, quindi perché culturale, commerciale ed imprenditoriale? Tutto, ma comprende tutto, comprende scambi commerciali, scambi culturali, in termini di moda, di musica, di food, in termini di qualunque forma di menti che finalmente hanno un'occasione, ma soprattutto l'occasione qui a Napoli di incontrarsi e di scambiare opinioni, scambiare idee, scambiare progetti.